difesa o non con le mani, ma l'ultimo difensore non deve fare quelle ingenuità lì per cercare di dribblare l'attaccante, lì butta la palla in fallo laterale e finita l'azione, rimette a posto tutto. Ecco qui, guarda. Vediamo il palleggio. Sì, lui lo mi so sembra. Se lui fa il gesto da portarsi avanti, però guarda qua. Anche qui. Ecco, vediamo qua. No, niente. Non si riesce a vedere niente. Tutti però. E poi tocca morbido per Bilica. Palla che calciata male ancora, un errore di Bilica e Snyder, assist per Inzaghi, Inzaghi si vuole, Inzaghi c'è il doppio da solo, Inzaghi da solo, tiro e gol! Gol di Inzaghi! Poteva anche servire Del Piero, che era liberissimo. Ma non l'ha visto, credo che non l'abbia visto. No, forse non egoismo, lo... egoismo del centravanti. Non l'ho voluto vedere forse, secondo ma me. Il tutto è nato da un rinvio sbagliato di Bilica che ha calciato addosso a De Snyder. Il secondo e terzo gol è stata colpa di Bilica. Sul secondo però c'è la giustificazione. C'è la giustificazione, però io non lo giustifico, perché gli dico, l'ultimo difensore non deve fare quella sciocchezza di dribblare l'attaccante, deve buttare la palla, il cosiddetto fallo laterale, tribuna, quello che vuole. Terzo gol per la Juventus, doppietta di Inzaghi, arriva Mirkovic sulla destra Del Piero, palla dentro, posizione regolare, Snyder, e Snyder, ecco il buco, Inzaghi ruba il gol a Del Piero perché avrebbe segnato Del Piero, tripletta di Inzaghi. È il movimento dell'attaccante, lui è bravissimo a fare questi movimenti in aria, a farsi trovare smarcato dai suoi compagni. Gran palla anche di Snyder. Snyder, sì, anche perché la difesa del